Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, prepartita di Lecce Milan. Oggi è una partita fondamentale se vogliamo continuare a sperare di accedere all'Europa League. Detto ormai che il quarto posto è completamente andato perché non lo possiamo più raggiungere in nessun modo. Oggi dobbiamo andare a Lecce per vincere a qualsiasi costo. È vero, è una partita che non è facilissima perché comunque neanche l'Inter e la Juventus hanno vinto a Lecce, hanno tutte e due pareggiato, lasciando stare che la Juventus è in un momento un po' così, e l'Inter ha dei cali proprio di concentrazione importanti, soprattutto durante i secondi tempi delle partite. Noi dobbiamo andare a Lecce per vincere, dobbiamo fare quello che sappiamo fare. Non ci sarà Ibra, è vero, perché è infortunato. Gli indisponibili per questa partita saranno appunto Ibra, Musacchio e Duarte, che sono tre giocatori che molto probabilmente l'anno prossimo saranno lontani dal Milan. E però tutti gli altri ce l'abbiamo a disposizione, soprattutto il nostro Theo Hernandez, che ci è mancato veramente tanto durante la partita contro la Juve, e mi è toccato vedere quel cesso umano di Calabria, che veramente lo voglio via da Milano l'anno prossimo, assolutamente lo voglio via da Milano. Allora, per quanto riguarda la probabile formazione che scenderà in campo stasera, ci sarà ovviamente Gigio Donnarumma fra i pali, difensori centrali Kjær e Romagnoli, perché non abbiamo altra scelta. Sì, in panchina c'è Gabbia, però non possiamo certo buttare tutto sulle spalle di un ragazzo di 21 anni. Poi a destra ci sarà Conti, a sinistra ci sarà Theo Hernandez. Finalmente Theo Hernandez. Poi centrocampo, sarà un centrocampo formato da che sì, probabilmente Bonaventura e Bennacer. In avanti ci sarà Rebic, al quale prego vivamente di non fare un altro intervento di Kung Fu come è successo nella partita di Coppa Italia, grazie. Supportato dai due esterni Calhanoglu e Castillejo, che anche lui ritorna dopo la squalifica contro la Juventus. Detto questo, forza ragazzi, è una partita fondamentale perché il Cagliari, cioè non il Cagliari, il Verona ha vinto sabato contro Cagliari, quindi ci ha sorpassato facendo così. Io della partita di Verona ho visto purtroppo solo il secondo tempo, quando il Verona era in 10, e ho visto un Verona che chiaramente
è rimasto schiacciato perché era in inferiorità numerica. Però ho sentito che nel primo tempo era un Verona che attaccava sprombattuto e che giocava bene, quindi sarà veramente molto 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 difficile lottare per l'Europa League quest'anno. Bene ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se voi commentate, iscrivetevi, lasciate un like e mi raccomando, cosa che mi dimentico sempre di dire, condividete il video con chi volete in modo da far crescere il canale. Sempre Forza Milan, ciao ragazzi!